finita tra Propalazzolo e Spitaletto. Qua vedremo il primo squillo della Propalazzolo con la punizione di Danilo Alessandro, che va alta sopra la traversa. C'era Bonardi sulla traiettoria, ma grandissima punizione, grande tecnica per Alessandro. 90 minuti per lui in campo, sempre di grande qualità. Vediamo ancora una volta questo calcio di punizione che sorvola la traversa. Al 23esimo lo Spitaletto prova a rendersi pericoloso col tiro di Michel Panatti all'improvviso, che non coglie, sprovvisto alla sprovvista Doldi. Rivediamo il super tiro di Panatti. Doldi che para, sempre molto attento e concentrato il portiere di giovane età ma di grande qualità della Propalazzolo. Azione dello Spitaletto con Messaggi che va via sulla linea di fondo, prova a mettere in mezzo, la palla viene chiusa alla fine. Guarneri prova un tiro difficilissimo, si becca anche in improvvisi dei suoi compagni. Ancora una volta Cantamessa prova ad andare tra le linee, Guarneri per Panatti che prova a imbucare per Cantamessa, chiuso, la palla rimane lì e Messaggi con un Eurogol batte Doldi, fa 1-0 per lo Spitaletto, una portata imparabile per l'estremo difensore della Pro. Vediamo ancora una volta come la palla viene lasciata lì sostanzialmente all'intervento di Bani e Messaggi ne approfitta subito senza problemi. Bordata imparabile sotto la traversa, grandi esultanze da parte dei compagni. Allora la Propalazzolo prova a reagire e prova a farlo con uno dei giocatori di maggior talento come Nicola Ciccone, che da lontanissimo prova a battere Bonardi che fa una paratissima, la palla poi scorre sopra la traversa, un sinistro magico. Allora poi ancora lo Spitaletto che prova a raddoppiare, la palla viene imbucata per Messaggi che prova a puntare tutta la difesa, prima si fa beffe di Boschetti, poi rientra, fa passare la palla sotto le gambe di Saltarelli, Doldi coi piedi gli nega la gioia della doppietta. Vediamo ancora come di grande tecnica rientri e poi di sinistro vada a provare a battere Doldi, che però non si fa cogliere impreparato un'altra volta. Squadra negli spogliatoi al termine del primo tempo, si riprenderà con la seconda frazione di gioco. Il pallone toccato dalla Propalazzolo, qua la punizione di Bonardi che batte Bonardi con un Eurogol da punizione declinata di Mancino, trova la traiettoria giusta per battere l'estremo difensore dello Spitaletto e fare 1-1, davvero una giocata magica degna di Papa Alex per il numero 21. Qua anche Enoch a congratularsi con il compagno, lui specializzato nei gol del 1-1 così come era stato nella partita con Sant'Angelo. Lo Spitaletto prova a tornare in vantaggio con Lesciai che crossa per Gualandris che poteva solamente spingerla, cerca di angolarla troppo, lui ex di turno poteva punire la sua appunto ex squadra. Qua va sul fondo sempre il solito Messaggi che poi rientra col appoggia, palla che torna su di lui, numero 20 che prova a battere sul primo palo Doldi, non si fa cogliere impreparato ancora una volta e sempre di piede gli nega la gioia della doppietta. Quando è il 71esimo, imbucata dentro per Gobbi, Saltarelli sbaglia tutto e Gobbi prova col tocco d'esterno di sinistro a battere Doldi, la palla scorre vicino al palo ma non batte l'estremo difensore della Pro. Qua Alessandro cross in mezzo, palla che viene messa fuori, Pinardi si coordina al volo, prende il palo poi Bane la rimette in rete facendo il gol del gol, ma è fuori gioco. Pinardi che ha provato il numero Daniel Alves nella semifinale storica di Juve Monaco non ce l'ha fatta perché il palo gli ha negato la gioia. Intanto qua Alessandro cross in mezzo, buca Matteo Cerano, prova col tocco, la palla va alta e la Propalazzolo va vicina al 2-1 ma non lo c'entra. Qua invece abbiamo il fischio finale dell'arbitro, finisce 1-1 l'ottava giornata di andata tra Propalazzolo e Spitaletto. Ricordiamo, al gol di Claudio Messaggi ha risposto il gol di Nicolò Pinardi.